Non ci si abitua mai a fare queste commemorazioni. Momento grave, ricordare non solo i 6 italiani che sono scomparsi, ma anche gli altri italiani che sono ancora negli ospedali a Nizza, a cui va il nostro augurio di riprendersi in fretta, la nostra vicinanza alle famiglie non solo delle vittime italiane, ma di tutti coloro che sono stati coinvolti in questo bruttissimo, gravissimo, inaccettabile attentato terroristico che ha una chiara matrice, una matrice che percorre un filo rosso che parte da lontano, tra gli altri Charlie Hebdo, Bruxelles, Bataclan, Dhaka, Nizza per ultimo, ieri l'ennesimo attentato di un minore non accompagnato afghano in Germania. Allora noi dobbiamo essere chiari e netti su questa cosa. Proprio il 14 di luglio si festeggiava quelle tre parole che sono alla base della società occidentale, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza. Ecco, non sempre in nome di quella religione dell'Islam questi tre concetti sono ben espressi e hanno dignità di esistere. Questo ce lo dobbiamo dire, bisogna essere chiari su questo. E dobbiamo anche dirci che non basta enunciare nell'aula l'auspicare migliore collaborazione tra l'intelligence per prevenire questi attentati. Dobbiamo passare ai fatti, dobbiamo fare di più. L'Europa su questo sta fallendo l'Unione Europea e stiamo fallendo completamente sulle politiche migratorie. Un paese che vuole fare prevenzione, ricordiamo che sia a Nizza c'è una pista italiana, sia al Bataclan c'era una pista italiana. Se non abbiamo il controllo delle nostre frontiere, se non sappiamo chi c'è sul territorio italiano, se non sappiamo chi sono e se soprattutto quando le forze dell'ordine, l'intelligence, perseguono delle strade, abbiamo dei giudici che liberano poi le persone e poi regolarmente si verifica qualcosa di spiacevole, beh, noi non stiamo assolvendo il nostro compito di legislatori, di padri, ossia tutelare la popolazione italiana e tutelare la nostra famiglia. Spero che il governo faccia di più per tutelare tutti noi e le nostre famiglie.